Siamo partiti da Lisbona. Siamo sul volo per São Vicente. Adesso 4 ore e arriviamo sull'isola. Siamo appena arrivati a São Vicente. Il problemino è questo qua, adesso mi giro, ve lo faccio vedere. C'è un pochino di gente per fare il visto. Siamo in Delo, inizia il primo giorno. Siamo arrivati ieri, siamo a São Vicente, la cittadina di Mindelo, e andiamo a pescare il marlin. In questo periodo tutti i migliori equipaggi del mondo sono qua, perché è il miglior posto in questo periodo per pescare il marlin blu, che è quello che diventa più grande di tutti. Sembra che sia un po' agitato e adesso è calmo, la mattina di solito è più calmo. Ah, di solito è più calmo. E la mattina è piatto, dopo si alza. Finalmente siamo partiti, abbiamo calato le canne, abbiamo giù 4 canne, 2 sui divergenti a circa una trentina di metri da noi e altre 2 qui dai 5 ai 7 metri, diciamo. Sono tutte esche di superficie, sono dei Kona, stiamo andando a 7-8 nodi e abbiamo calato pure un teaser che simula un branchetto di pesci qui proprio sotto la barca e ora dobbiamo solo aspettare. Dura.
attenzione. Ma oh, buono lo stesso, eh. Dai, eravamo qua. Grande Luca. Vede che era preso per il panno. Ricordate quando. Dai, dai. Vabbè. Il peccato sotto la barca. Probabilmente era preso, visto che non si chiude tanto, magari era appena puntato quando lui l'ha tenuto un po'. Avete fatto le cose semplici. Passaggio. Quattro canti, quattro amici. E sei il protagonista. Abbiamo appena iniziato, abbiamo accalato le canne, siamo in pesca. Adesso aspettiamo lo strike, cioè speriamo nello strike. Ieri la giornata è stata comunque proficua perché un pesce l'abbiamo preso, non siamo riusciti a vederlo, però l'abbiamo slamato a 3 metri dalla barca, per cui col terminale in mano. Oggi vediamo se riusciamo a replicare, questa volta vedendo il pesce. Comunque siamo a San Pedro, la giornata come vedete è già abbastanza movimentata e niente, aspettiamo. Cane, che potenza, zio porco. Ne prendi due, te ne prende 10. Quant'era quello? Data tu? Ma quello di ieri, più o meno. Come quello di ieri? Figa, andava al doppio però, porco Diaz. Sì, ero ogni pesce. 130? Grandi, raga, grandi! Grande capitano! Il mio primo Marlin, fatica mostruosa, sembra aver attaccato il Freccia Rossa. Pazzesco, bellissimo. Poi quando viene su, rostro con quell'occhione, emozione unica, ragazzi. Yes! Emozione unica. L'oceano è una cosa pazzesca. Thank you.
Ok, terzo giorno, siamo a Mindelo, abbiamo appena salutato Luca che è partito per lavoro, è stato con noi pochissimo. E adesso partiamo e andiamo a Sant'Antao, che è l'isola qua vicino. E andremo su altri spot, saremo lì qualche altro giorno e poi valuteremo il da farsi, se rimanere lì, se spostarci ancora, se tornare qua, insomma, in base alle condizioni vedremo. Iniziamo ad andare. Servizio completo fino in camera, Tony Spau. Ho preso una limousine per tornare. Ce la fai? Per Grills a noi ci fa una serie. I ragazzi qua ci stanno portando al nostro vascello e un posto così io non l'avevo mai visto. C'è una sabbia completamente nera, cioè proprio sembra lava pura. Diciamo che abbiamo capito la reale figata della pesca al marlin quando abbiamo iniziato a pescare con una nuova tecnica, nuova che comunque viene già fatta da diversi anni, che è il pitch o switch bait, che praticamente consiste nell'andare a sostituire ai Kona, quelli più vicini, due teaser che privi di ami, che vengono montate non più sulle canne ma su dei mulinelli all'interno della cabina. Quando il marlin arriva e attacca uno di questi, veniamo avvisati dalla frizione che parte, recuperiamo subito questi teaser e al posto del teaser gli lanciamo un'esca morta imbragata in una certa maniera, e in questo modo induciamo all'attacco il marlin con la canna in mano, animando l'esca che viene comunque trainata sotto la barca. Questa cosa è una roba impressionante, cioè una roba che difficilmente si va a provare con qualsiasi altra pesca, perché si ha un animale di 200, 300, 400 kg o più che ti insegue, cioè ti senti veramente spaventato e attacca l'esca a galla, a vista, e senti ogni fase proprio della mangiata. È una roba eccezionale. Cioè è qualcosa che rende questa pesca difficilmente paragonabile alle altre, insomma. La maggioranza, fino alla che arriva, è bellissima.
vicinanza ci sono i delfini che cacciano sui pesci volanti e gli uccelli che arrivano dall'alto. Ragazzi, ma ha rotto o si è slamato? Ha rotto il bambino. Mettono a sinistra. La vacanza, questa vacanza di pesca è stata eccezionale, ma letteralmente stregato come poche volte in vita mia. Il rammarico è un po' quello di non essere riusciti a toccare nessun pesce, infatti ogni pesce è portato sotto la barca già col terminale in mano, quindi questa disciplina viene considerata pesce preso, però per noi volevamo toccarli, cazzo. Nessuno di questi pesci siamo riusciti ad afferrarlo per il rostro. La cosa è stata dovuta a delle sfighe pazzesche che ci sono capitate, rottura di manicotti, di fili montati nuovi, cose che non devono succedere ma che a noi sono capitate, e poi un po' alla nostra inesperienza sicuramente. Comunque questa cosa ci carica ancora di più e ci fa tornare ancora più cazzuti per cercare di prendere il mostro dell'Atlantico.